Il ballerino e coreografo statunitense Steve LaChance ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza jazz all'interno della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, dal 2002 al 2010. Intervistato dal settimanale Nuovo TV, ha detto la sua su quanto accaduto con Morgan. Secondo lui, personalità forti come Morgan rischiano di sentirsi troppo incatenati dal contesto di Amici. Questo è il motivo per il quale anche il coreografo e ballerino 55enne ha deciso di lasciare il programma. Me ne sono andato solo perché lo show andava in una direzione e io in un'altra. Io avevo idee diverse sulla danza e sulla crescita artistica, quindi ho preferito allontanarmi. Avrei voluto stare più vicino agli allievi, aiutarli, parlarci, insomma, farli crescere come volevo io, non come volevano gli altri. Per questo, da artista, ho scelto un'altra strada. Senza strappi. Inoltre ha dichiarato che, in un talent show come Amici, o segui le direttive di Maria De Filippi o ti conviene cambiare percorso professionale. Quando in trasmissione c'è un grande personaggio come lui, o come me, prova sempre a gestire le cose un po' anche a modo suo. È difficile controllare uno come Morgan. Quindi, quando se n'è andato, lui si è sfogato, voleva solo dire la sua. Ma è normale sentirsi un po' legati in trasmissione. Il meccanismo è quello, prevede regole rigide. Devi fare ciò che vuole Maria, altrimenti scegli un'altra strada, come ho fatto io. Non c'è niente di male, lo show è strutturato così e non credo che cambierà mai qualcosa. In compenso, però, LaChance ha trovato esagerate alcune affermazioni di Morgan come il paragone con il Laber. Indubbiamente Morgan ha esagerato riferendosi alla scuola di Amici come a un Laber. Perché Maria ama i ragazzi che partecipano al talent e li tratta benissimo.